Magnifico rettore, autorità, gentili ospiti, colleghe e colleghi, studentesse e studenti, signori e signori, buonasera. Il titolo che ho dato al mio intervento può apparire un po' audace. Per molti chimica è quell'orribile materia scolastica di cui ci si vanti di non aver mai capito nulla. Per altri chimica vuol dire sofisticazioni, inquinamento, incidenti. Quindi accostarla a creatività è un po' osè, insomma. Qualcuno potrà dirmi, la chimica ha già fatto tanti danni, non ti provare a crearne degli altri, ecco. Ma non preoccupatevi, non sono qui per fare esperimenti. Sono qui semplicemente per un breve intervento col quale cercherò di spiegare perché le ricerche sulle macchine molecolari, di cui si è molto parlato dopo l'annuncio del premio Nobel di quest'anno, sono realmente un settore di punta della chimica e della scienza tutta. Chimica e creatività, dunque, con riferimento alle macchine molecolari. Ma gli scienziati possono essere creativi o lo sono solo gli artisti? Si pensa che uno scienziato sia una persona intelligente, ricco di idee originali, insomma che sia un genio. Io penso che sì, forse è vero che è un genio, ma nel senso che intendeva Edison, genio è 1% ispirazione e 99% sudore. Gli scienziati sono innanzitutto gente che lavora sodo, perché l'idea creativa è un lampo, poi c'è da metterla in pratica. Creatività, ma cos'è la creatività? Ci sono molte definizioni, ho visto quasi tutte convergenti. Creatività è unire elementi esistenti con connessioni nuove. Oppure creatività nasce da associazioni prima mai considerate di cose già note, insomma creare e ricombinare. Poi c'è la definizione che più mi piace, la creatività consiste nel vedere ciò che tutti hanno visto e nel pensare ciò a cui nessuno ha mai pensato. Bene, allora per spiegare cosa sono le macchine molecolari mi servirò di questi suggerimenti. Farò una connessione, un paragone fra due cose apparentemente non collegate, la chimica e il linguaggio. Ecco, nel linguaggio gli elementi fondamentali naturalmente sono le lettere raccolte nell'alfabeto. Nella chimica gli elementi fondamentali sono gli atomi raccolti nella tavola periodica. Nel linguaggio non si usano quasi mai lettere singolarmente prese, ma combinazioni di lettere, cioè le parole. Ugualmente nella chimica non sono importanti gli atomi separatamente presi, ma le loro combinazioni, le molecole. Le molecole dunque sono le parole della chimica. Ogni parola ha un suo ben preciso significato, un valore aggiunto rispetto all'insieme delle lettere che la compongono. Ugualmente ogni molecola ha proprietà specifiche ben definite che rappresentano appunto il valore aggiunto che la molecola ha rispetto all'insieme degli atomi che la costituiscono. Facciamo un esempio, la molecola d'acqua che tutti conoscono possono rappresentare così perché voglio dire che è fatta da due atomi di idrogeno e uno d'ossigeno. Meglio così, così si vede chi è in relazione con chi. Oppure così, con questo modellino in scala, uguale a quello che ho in mano adesso. Ecco, comunque nella molecola, dalle relazioni fra gli atomi, appunto, sorgono nuove proprietà, delle proprietà che chiamiamo appunto emergenti. Ecco, ho detto prima che il modellino della molecola d'acqua che ho in mano, che è qui rappresentato, è in scala, ma la scala è 1 a 100 milioni. Questo significa che nella sostanza che chiamiamo acqua, quando beviamo un bicchiere d'acqua, beviamo tantissimo, un numero enorme di molecole d'acqua. E più in generale qualsiasi cosa macroscopica che noi vediamo o tocchiamo è fatta da un numero enorme di entità piccolissime, le molecole. Per rendere meglio l'idea, in una goccia d'acqua ci sono circa 10 alla 21 molecole che sarebbero 100 miliardi di miliardi. Ecco, se volessimo contarle al ritmo di 1 al secondo ci vorrebbero 30.000 miliardi di anni. Ma chi ci crede? Eppure è vero, la scienza spesso va contro la comune intuizione. La scienza pone dei problemi, li ha sempre posti.
Pensate che Goethe si opponeva all'uso del microscopio, diceva che se c'era qualcosa che non si poteva vedere a occhio nudo, non si doveva andarla a vedere perché evidentemente era nascosta per qualche buona ragione. È esattamente il contrario di quanto pensa la scienza. E infatti, oggi con tecniche molto speciali si possono vedere, o meglio, si possono ottenere immagini anche di singole molecole. Ecco allora che i protagonisti della chimica sono le molecole, oggetti piccolissimi, ma nello stesso tempo sono oggetti tridimensionali che hanno composizioni, dimensioni, struttura, forma, e da queste loro caratteristiche derivano poi le proprietà che hanno sugli organismi. Ecco quindi che la molecola di caffeina ci tiene svegli, mentre le molecole di acido salicilico abbassano la febbre. Chiarito cosa sono le molecole, possiamo fare un passo avanti nel confronto fra la chimica e il linguaggio, perché appunto il linguaggio non si ferma alle parole. Per esprimere un concetto è necessario usare una combinazione di parole, cioè una frase. Allo stesso modo la chimica non si ferma alle molecole. Per avere proprietà interessanti, per compiere funzioni utili, è necessario combinare fra loro più molecole, in modo da ottenere dei sistemi complessi che chiamiamo sistemi supramolecolari. Così, se le molecole sono le parole della chimica, i sistemi supramolecolari sono le frasi della chimica. Per capire cos'è un sistema supramolecolare, guardiamo, queste qui sono tre molecole diverse, e hanno questa proprietà che se le metti in soluzione si associano spontaneamente per fare un sistema supramolecolare. Ma approfondiamo un momento questo concetto un po' più in dettaglio, sempre sfruttando il paragone col linguaggio. Ecco, le parole necessarie per costruire una frase che abbia senso compiuto vengono scelte e messe in ordine da chi scrive o da chi parla, secondo le regole del linguaggio. Così nella frase mostrata, il deve interagire col bambino, stare davanti al bambino, e in deve stare davanti alla bicicletta. Ecco, allora usando termini informatici possiamo dire che ogni parola contiene elementi di informazione, appunto, tramite i quali interagisce o non interagisce con altre parole. Allora accade che nelle frasi, dalla combinazione degli elementi di informazione portati ad ogni singola parola, emergono significati che non sono e non possono essere contenuti nelle singole parole che la compongono. È un discorso simile, vale appunto per le molecole. Ogni molecola contiene elementi di informazione per come è fatta, eccetera, tramite i quali interagisce o non interagisce con altre molecole. Per esempio, ho detto prima, queste qui interagiscono fra di loro, ma interagiscono in un modo molto specifico. Ecco, interagiscono in questo modo qui, cioè questo gruppo si unisce a questo, non questo qua a questo e viceversa. Quindi si ha un ben definito sistema supramolecolare che ha ben definite proprietà. Allora accade appunto in questo sistema che quando io mando luce su questo componente, mando un fotone, luce su questo componente, accade che un elettrone è trasferito a quest'altro componente, cosa che evidentemente non poteva accadere se le molecole erano separate. Quindi nei sistemi supramolecolari, dalla combinazione degli elementi di informazione portati ad ogni molecola, emergono proprietà che non sono e non possono essere presenti nelle singole molecole che la compongono. Capite che stiamo arrivando appunto alle macchine molecolari, ma prima è necessario parlare di un altro concetto fondamentale, che è quello della miniaturizzazione. Questo è il primo computer elettronico, 1944. Era grande come un appartamento, pesava 30 tonnellate, consumava 20.000 watt e aveva 19.000 valvole, cose che i giovani non sanno neanche cosa sia, naturalmente. Com'è successo che siamo arrivati a computer come questi, che pesano pochissimo, poco ingombranti, che hanno milioni di transistor, e che mentre quello del 1944 si rompeva ogni mezz'ora, oggi i computer non si rompono più, o almeno spero che non si rompa adesso in questo momento il mio. In ogni caso, ecco, che com'è successo che si è passati da quel gigante lì a queste piccole cose? È successo che il computer del 1944 era fatto di pezzi macroscopici, valvole, fili, interruttori. Poi c'è stata la corsa alla miniaturizzazione. Dalla tecnologia a livello macroscopico si è passato a tecnologia a livello microscopico.
dove micro significa, 10 alla meno 6, significa milionesimo di metro. Lo si è fatto, l'hanno fatto i fisici e gli ingegneri con l'approccio dall'alto, appunto miniaturizzando. A questo punto uno si può chiedere, ma si può scendere ancora di più verso il basso? Si può sviluppare una nanotecnologia dove nano significa miliardesimo di metro? L'approccio dall'alto è difficile in questo caso. È più facile partire dal basso, partire dalle molecole che sono già oggetti dell'ordine dei nanometri. E quindi questo è un lavoro da chimici. E i chimici in effetti sono molto bravi al giorno d'oggi a mettere insieme molecole per avere sistemi supramolecolari. Vi faccio vedere un esempio un po' singolare. Alcuni chimici francesi hanno preso questa molecola fatta a calice, poi hanno preso questa che è fatta come un pallone da football, li hanno messi insieme, è venuto fuori questa struttura, poi hanno visto che in qualche modo assomiglia alla Coppa del Mondo di calcio e l'hanno chiamata NanoK. È un esempio curioso, forse bello, certamente inutile. Perché se si vuole fare qualcosa di utile bisogna che i componenti molecolari che metto assieme abbiano delle proprietà chimiche e fisiche ben definite, in modo che il sistema supramolecolare che si va a formare grazie all'interazione dei componenti e che emergano nuove proprietà che permettono al sistema di svolgere una funzione, possibilmente utile o almeno interessante. Ecco allora che la chimica supramolecolare, da questo punto di vista, diventa un'ingegneria a livello molecolare e se fa qualcosa di buono diventa anche una nanotecnologia. Insomma, oggi i chimici possono lavorare come gli ingegneri. La grande differenza è che naturalmente gli ingegneri lavorano con componenti macroscopici e invece i chimici lavorano con componenti molecolari. Ecco allora, nel mondo macroscopico, che cos'è una macchina? È una macchina, un dispositivo, che cos'è nel mondo macroscopico? È un qualcosa di materiale che usa energia per compiere una funzione. Per esempio un'automobile usa energia per portarci a spasso. La sua capelli usa energia elettrica, questo segnalatore. Ecco, l'energia può essere appunto chimica, elettrica, luminosa. E allora, se vogliamo estendere questo concetto di dispositivo e macchina a livello nanoscopico, cioè a livello, diciamo, molecolare, questo qualcosa di materiale che usa energia per svolgere una funzione dovrà essere una molecola o un sistema supramolecolare, meglio ancora, che dovrà ricevere energia, che potrà essere energia chimica, elettrica o luminosa, per svolgere una funzione, che potrà essere una reazione chimica, un segnale, un movimento meccanico. Ecco, nel caso delle macchine molecolari, il modo migliore per dare energia, lo vedremo, è con la luce. Con la luce posso mandare energia a una molecola, non la tocco neanche, non sporco il sistema. Questo è un testo su dispositivi e macchine molecolari che abbiamo scritto noi e che è adottato un po' in tutto il mondo. Dell'edizione cinese non siamo stati in grado di correggere le bozze, ma solo verificare che i nomi erano corretti, insomma. I dispositivi e le macchine molecolari si possono dividere in due categorie. A seconda se la funzione svolta consiste nell'elaborare un segnale oppure nel fare movimenti meccanici. Vediamo qualche esempio, finalmente. Ecco, allora cominciamo da questi dendrimeri, sistemi supramolecolari ramificati. Vedete, in questo esempio sono state messe insieme molecole di tre tipi, si vedono i corrispondenti colori. In questo sistema supramolecolare accade che quando i 32 componenti periferici assorbono luce, trasmettono la loro energia agli 8 componenti intermedi che poi la trasmettono a quello finale, quello centrale, che può emettere luce di un'altra lunghezza d'onda. Ecco, questi dendrimeri possono svolgere loro due funzioni, antenne per la raccolta della luce anche solare e poi possono essere usati come dispositivi per cambiare la frequenza della luce, quindi hanno applicazioni nella fotosintesi artificiale e nelle celle fotovoltaiche. Questo è un esempio specifico in cui si può vedere anche che tipi di molecole ci sono questi dendrimeri. Questo cos'è? È un dispositivo del mondo macroscopico, no? Presa e spina. Uno può chiedersi, ma si può fare un dispositivo di questo tipo a livello molecolare?
Bisognerà costruire delle molecole adatte, trovare il modo di connetterle, poi di separarle e poi avere un segnale che in qualche modo passa quando sono attaccate. Ecco, allora si possono costruire molecole a forma di presa, molecole a forma di spina. Si possono connettere fra loro con dei segnali chimici, in questo caso un acido. E una volta che sono connesse si possono anche disconnettere con un segnale contrario. E quando sono connesse si può vedere che quando si manda luce su questa molecola, in realtà la luce viene fuori da quest'altra. Quindi evidentemente sono connesse. Ecco, poi come ci si sbaglia appunto nel mondo macroscopico, delle volte ci si sbaglia a spina, no? Ci si può sbagliare anche nella chimica. Se qui avessimo messo questo gruppo molto ingombrante al posto di questo, non sarebbe successo niente. Una volta fatta la spina e la presa, ci siamo divertiti a fare la prolunga, ma non la sto a raccontare per ragioni di tempo. Vediamo invece qualche esempio di sistema supramolecolare in cui importanti sono i movimenti meccanici. Allora, questi qui sono tre fili molecolari uguali, congiunti. Su ogni filo ci sono due diverse funzioni, che però hanno in grado diverso la stessa proprietà, sono elettroni accettori. Poi si possono costruire tre anelli di questo genere, uguali, congiunti, ciascuno avente caratteristica di elettron donatore. Se si mettono in soluzione, si assemblano spontaneamente. Poi, se vogliamo evitare che esca la piattaforma, diciamo, dalle tre colonne, si possono mettere chimicamente dei gruppi molto ingombranti in queste posizioni, così non esce più. Ecco, questo è il modello di questo sistema. Vediamo che siamo nel campo dei nanometri, cioè miliardesimi di metro. Questo è uno schemino per capire un po' meglio cosa succede. Succede che i tre anelli possono stare nelle posizioni superiori dei tre fili o inferiori. Preferiscono quelle superiori perché c'è maggiore interazione. Allora il problema è, si può fare in modo che gli anelli scendano come fosse un ascensore? Beh, basterà disattivare queste situazioni qui e si può fare aggiungendo una base. Dovrebbero scendere, aggiungendo un acido, dovrebbero tornare indietro. In realtà, quando siamo andati a fare gli esperimenti, siamo accorti che la cosa è un po' più complicata. Schematicamente rappresentata qui, succede che le tre reazioni chimiche che devono portare alla discesa degli anelli non sono simultanee, ovviamente, ma ce n'è prima uno, poi l'altra. Quindi, in realtà, come sensore un po' scarsi, insomma. E allora si assomiglia più forse a un ragno che cammina. L'abbiamo chiamato, infatti, nano spider. Ma interessante è il fatto che per far funzionare questo sistema, cosa bisogna fare? Aggiungere un acido a una base, cioè energia chimica. Ma quando io aggiungo energia chimica, faccio una reazione chimica, quindi produco dei prodotti, quindi produco delle scorie che si accumulano. Quindi un sistema così non può andare avanti molto. Allora appunto abbiamo pensato, ma non è che è possibile fare una macchina molecolare che invece funzioni senza scorie? Ecco. E allora siamo partiti da questa idea molto semplice, quella di far scorrere lungo un filo che contiene due funzioni, un anello, farlo scorrere magari solo con luce solare, così non si spende neanche niente, no? Ecco, naturalmente è facile, diciamo, avere l'idea in un certo senso, ma come diceva Edison, la lampada dell'ispirazione fa seguito un lungo periodo di lavoro. Allora, quali componenti mettere? In che ordine? Quali interazioni fra di loro? Insomma, dopo molte discussioni e ripensamenti, abbiamo pensato che potesse funzionare questo affare qui, che è abbastanza complicato, perché vedete, è un filo che di per sé ha già 5 componenti, poi c'è l'anello che ha un altro componente. I nostri colleghi americani l'hanno preparato, noi dopo l'abbiamo esaminato e succede qui, come vedremo, che questo anello va su e giù lungo il filo. Il componente fondamentale di tutto è questo composto studiatissimo, un composto di ruthenio, che ha questa virtù: quando arriva luce lui manda via un elettrone, che è quello che ci voleva. Allora cosa succede? Che arriva luce su questo componente, lui manda un elettrone qua. Quando arriva un elettrone qua, questo componente, l'anello che stava volentieri qui attorno non ci sta più volentieri, se c'è un elettrone in più, l'anello si muove, poi l'elettrone torna indietro e tutto torna indietro. Cioè in pratica, schematicamente, succede così. Arriva un fotone, va un elettrone là, l'anello si sposta, l'elettrone torna indietro e l'anello torna indietro. Allora è una specie di nanomotore che funziona con l'energia solare, perché è solo luce solare. L'abbiamo chiamato Sunny, ed è un altro momentino. È una cosa un po' particolare, perché
se uno ci guarda bene, facciamolo funzionare ancora, accade che lavora a quattro tempi. Ecco, questo è il primo tempo, adesso il secondo tempo, il terzo tempo, lo scarico, il quarto tempo. Allora si capisce che c'è una certa analogia formale, mi raccomando, solo formale con un motore a scoppio, non c'entra nulla con un motore a scoppio. Qui lo scoppio è che arrivando un fotone si muove un elettrone e l'anello si muove. Ecco, questa ricerca ha avuto molta risonanza nel mondo scientifico internazionale e anche sui giornali italiani che, come al solito, dopo esagerano. Quindi il nanomotore è meglio di una Formula 1, oppure ecco il motore perfettamente ecologico, per ora una molecola, ma crescerà, funziona con luce solare, non produce, che è vero, non produce nessuna scoria ed è molto veloce. È sole 24 ore la messa accanto a una Formula 1, così non ci si sbaglia più. Ecco, avrei finito, però vorrei prima toccare un attimo un altro argomento che ritengo sia molto importante. E prendo lo spunto da questo nostro libro su dispositivi e macchine molecolari, nel quale abbiamo fatto una cosa del tutto inusuale. Dopo aver scritto 16 capitoli sugli aspetti scientifici di questo problema, abbiamo aggiunto un capitolo 17, come capitolo finale, nel quale abbiamo discusso il ruolo della scienza e degli scienziati nel nostro tempo, un mondo così complesso e così fragile, no? L'abbiamo fatto in particolare con riferimento alle limitate risorse del pianeta, al modello di sviluppo insostenibile, al crescere delle disuguaglianze, all'etica, alla solidarietà. Ecco, nei libri scientifici non si parla mai di questi argomenti. Noi l'abbiamo fatto per ricordare anzitutto a noi stessi e poi a tutti i nostri colleghi che, insomma, la scienza, sì, ma la scienza per fare che cosa? La scienza va usata per la pace, non per la guerra. Va usata per custodire il pianeta su cui viviamo e non per distruggerlo. Va usata per ridurre e non per aumentare le disuguaglianze, che sono già troppe fra paesi ricchi e paesi poveri, anche all'interno degli stessi paesi ricchi. E va usata per fare patti e non per creare contrasti con le prossime generazioni. Tutte cose che naturalmente tutti sappiamo bene, ma forse noi docenti non li diciamo abbastanza agli studenti, e tantomeno alla gente che da noi scienziati vorrebbe sentire pareri autorevoli e ricevere dei messaggi chiari. Forse ora di cominciare a farlo con più forza. Infine, vi faccio vedere questa bella immagine. Il titolo è Teamwork, lavoro di gruppo. E sottoscritto, i fiocchi di neve sono una delle cose più fragili della natura. Ma guarda cosa possono fare quando si stringono assieme. È un'immagine bellissima, del regalo che ho ricevuto e per il quale voglio ringraziare a tante persone che mi circondano con loro affetto, cominciando dalla mia famiglia. Un grazie particolare, poi va ai colleghi e agli studenti del gruppo di fotochimica e chimica supramolecolare dell'università che hanno lavorato con me in tutti questi anni e mi hanno spinto così in alto da permettermi di parlare qui davanti a voi questa sera. Grazie.